Questo è Monteboro, il quartier generale dell'Empoli. Lui invece è Maurizio Pugliesi e a 39 anni, 4 mesi e 18 giorni ha giocato l'ultima partita ufficiale della sua carriera, la prima in assoluto in Serie A, battendo un nuovo record. Maurizio, partiamo da 10 anni fa. Estate 2010, te hai 34 anni, dopo 6 stagioni a Rimini ti chiama il Pisa. Pensavi di finire la carriera al Pisa in Serie C? Sinceramente, quando è finita la mia esperienza a Rimini ero rimasto, come si dice, senza squadra. E venne fuori proprio questa offerta del Pisa e accettai molto volentieri, anche perché quando ero bambino andavo a vederlo il Pisa, quindi per me era un onore, insomma, andare a vestire quella maglia. Dopo 4 anni sinceramente qualcosa si era rotto e io sono rimasto di nuovo senza squadra e lì sinceramente avevo quasi deciso di smettere, però poi è venuto fuori l'Empoli e per me anche questo è stato un onore anche qui, perché venivo comunque a far parte di un gruppo che faceva un campionato di Serie A e io non avevo mai avuto la possibilità, ecco, neanche di allenarmi con un gruppo di Serie A. Il primo anno di Serie A c'era Sarri, no? Se non sbaglio. Quando sei arrivato ad Empoli pensavi che un giorno avresti fatto l'esordio in Serie A? Sinceramente sì, perché sono sempre stato ambizioso, ho sempre cercato di far massimo e quindi di voler giocare anche con portieri, quando avevo portieri davanti molto più bravi, come quando era a Rimini che ho giocato insieme a Sami Handanovic, che già a 20 anni si vedeva che era un portiere molto molto valido, e anche lì pensavo a rubargli il posto, come si dice. Quindi quando sono venuto qua è vero, avevo già un'età avanzata per il calciatore, però ho sempre pensato, ecco, di poter giocare. 15 maggio 2016 è il giorno dell'esordio, Empoli-Torino. Dall'inizio, cioè, quando hai saputo che saresti partito titolare, come l'hai vissuta? Allora, per quanto riguarda se lo sapevo, sì, perché il mister Giampaolo mi aveva già messo in guardia, come si dice, che se fossimo stati salvi in anticipo mi avrebbe fatto giocare. E come l'ho vissuta? Bene, perché come ho sempre detto, magari l'esordio in Serie B fatto a 25 anni, l'ho vissuto in maniera diversa. Questo me lo sono goduto tutto, perché poi è vero, non c'è l'emozione del ragazzino così, però è sempre un esordio nella massima serie dove, come tutti i bambini che si parte per giocare a calcio, si ambisce a giocare un domani in Serie A. Però è stata una giornata fantastica, perché poi è venuta anche la vittoria. Ho trovato, questo lo devo dire, un attaccamento dei tifosi fantastico, perché non me l'aspettavo, ecco, questa accoglienza quando ho giocato. Quindi, ripeto, una giornata fantastica che ricorderò per sempre. Ecco, poi dopo la partita l'hai rivista in televisione? Sì, l'ho rivista, anche perché devo dire una cosa, il giorno che ho fatto questo esordio mio padre si doveva operare alle cataratte. E quindi è venuto allo stadio, però sinceramente mi ha detto che non vedeva oltre 3 metri e quindi non mi ha visto veramente in campo, però ci hanno pensato i miei figli a farglielo rivedere in CD almeno 20 volte, quindi qualche volta l'ho rivista anch'io. Erano venuti allo stadio dei miei amici, diciamo miei paesani, e mi avevano appeso davanti a casa tutti gli striscioni che avevano fatto i tifosi qui allo stadio. Ne avevamo portati via e l'hanno appesi tutti davanti a casa mia. Per me è stato bellissimo, insomma, arrivare a casa e trovare tutta la ringhiera tappezzata di striscioni. Qual è stato l'allenatore più forte che hai avuto? Allenatori, questi che ho avuto specialmente a Empoli sono tutti bravi. Da Sarri a Giampaolo, più di tutti, perché c'avevo forse un rapporto anche diverso, perché l'avevo avuto anche, lui faceva il secondo a Galeone quando io ero a Pescara, quindi lo conoscevo già. Quindi anche sotto l'aspetto umano una grande persona, dove mi sono trovato forse meglio degli altri, però ecco, a livello di bravura sono stati tutti bravi. Come si gestisce il fisico di un atleta professionista alla soglia dei 40 anni? Allenandosi sempre a 2000 all'ora. L'unica medicina, a volte si dice sempre, bisogna allenarsi al massimo, quello è vero, perché se,
specialmente dopo i 30 anni, se molli un attimo il fisico non ti risponde più come prima. Senti, per chiudere, se hai un messaggio da dare a chi ha in questo momento 20, 22, 23 anni e si trova a giocare, che ne so, in Serie C, anche in Serie D, un messaggio per chi si trova in questa situazione, che sta comunque giocando a calcio, magari sogna di arrivare un po' più in alto. Ma l'unica cosa che posso dire che si sta notando è, rispetto, diciamo, quando ero giovane io, ho fatto di tutto, diciamo, per voler diventare un giocatore. Adesso non è la prima scelta. A volte si nota che tutta questa voglia di fare il giocatore non ce l'hanno. Mentre noi, o meglio la mia generazione, quando arrivavi a toccare, come si dice, le prime squadre, era un onore. Invece ora non è che ci tengono, non voglio fare tutto d'erba un fascio, però non è che ci tengono molto come quando si giocava noi. We don't feel like it.